Sì, cioè, per quanto riguarda Marco Giardini, se, no? Ma non lo so, insomma, ognuno fa le proprie scelte. Una non è una scelta, l'altra sì. Di conseguenza, penso sì, un gay prete sarebbe sì, il massimo. No, no, ma lui la pensa abbastanza come la penso io. Ma non è che sarebbe un dramma per me se mio figlio mi dicesse mi voglio fare prete. Basta che non mi dice che se no, è lui che insiste, insiste. Questo fatto dalla Lazio, perché dalla Lazio è convinto di passarci sopra. Eluderei un attimo dal discorso. Ebbene, insomma, io ho due maschi, dico se è possibile. Uno prete, vabbè, perché no, ma perché no? Mi spiacerebbe un po' per lui, come ho già detto, insomma, che questa società se la passerebbe un po' male, in uno dei due casi, sì, se la passerebbe male con queste capocce che girano, ecco, questo mi verrebbe da dire. Teste, per i non romani, ecco. Ale, te che dici? Sopprimerebbe solo lui, ecco, per il resto che Dio lo benedica, nel caso di Dio. Sì, Però bene tutti e due, non ho altro da aggiungere, sì, appunto. Mi dispiace che appunto una delle due categorie, cioè i gay, in una società come quella italiana debba ancora in qualche maniera avere, non voglio dire meno possibilità, ma sicuramente più difficoltà di un ragazzo eterosessuale o di una ragazza eterosessuale. Peraltro il dibattito di questi giorni sulle unioni civili è bello vivace, quindi speriamo che cessi di essere vivace e che si concretizzi per quello che riguarda.